Le stelle. Fasci di luce ardenti che dominano l'universo. Ogni singola stella è una bestia che divora energia nucleare. Misteriose fornaci che creano e distruggono. La gente non si rende conto di che genere di mostri siano. Da dove ha origine la prima stella? Sono venute alla luce, sono bruciate intensamente e sono esplose. È possibile che le loro morti esplosive abbiano forgiato il nostro sistema solare? Oggi le nuove tecnologie stanno aiutando gli astronomi a svelare i segreti delle stelle più violente dell'universo. Sono fari guida per capire come le stelle vivono e muoiono. Come sbloccano la fonte della loro energia. E infine, come formano il cosmo. Viviamo in un universo che pullula di stelle. Con i nostri telescopi più potenti possiamo osservare centinaia di miliardi di galassie. Ognuna di queste galassie ha centinaia di miliardi di stelle. Stiamo parlando di un sestilione di stelle esistenti. È un numero così grande da non poter essere immaginato. Ci sono ancora molti misteri, di cui non conosciamo la risposta, che riguardano la natura delle stelle, il loro funzionamento e la loro storia. Oggi, gli scienziati di tutto il mondo stanno lavorando per scoprire il mistero di come le stelle si siano evolute fino a dominare il nostro universo. Le nuove tecnologie stanno permettendo agli astronomi di seguire il loro sviluppo, dai primi momenti dell'esistenza di una stella fino alla sua morte esplosiva. Le loro scoperte suggeriscono che l'evoluzione delle stelle estreme possa aver trasformato il nostro sistema solare e giocato un ruolo vitale nella nostra esistenza. Uno dei misteri chiave è: da dove hanno avuto origine le prime stelle? C'è stato un momento in cui nell'universo non c'erano ancora le stelle, in cui non si erano formate. Riteniamo che le prime stelle dell'universo fossero diverse da quelle che osserviamo oggi. La prima generazione di stelle era composta da oggetti di dimensioni molto vaste. Ma com'erano davvero queste prime stelle? Sul Monte Graham, in Arizona, il cacciatore di stelle Dan Stark sta cercando indizi. Senza dubbio, la formazione delle prime stelle e la crescita delle prime galassie è uno degli eventi più importanti nella storia del cosmo. Uno dei nostri obiettivi è ottenere testimonianze dell'accensione delle prime stelle. Dan vuole usare il grande telescopio binoculare per studiare l'universo primordiale in cui potrebbero essere emerse le prime stelle. Con i suoi specchi da 2,8 metri, questa struttura rotante di 650 tonnellate è uno dei telescopi ottici più grandi del pianeta. Ma com'è possibile osservare stelle esistite così tanto tempo fa? Un grande pregio dell'astronomia è il fatto di poter usare i nostri telescopi come macchine del tempo. Quindi, dato che la luce viaggia verso di noi a una velocità finita, noi vediamo l'universo non come è oggi, ma come era quando quella luce ha lasciato l'oggetto che stiamo osservando. Quella che vedete qui è la galassia di Andromeda. Questa galassia si trova a ben 2,5 milioni di anni luce. La vediamo, non come oggi, ma come era 2,5 milioni di anni fa. Ma per poter studiare le prime stelle, dobbiamo osservare oggetti che si trovano a distanze molto maggiori. Non stiamo parlando di 2,5 milioni di anni fa, bensì di più di 13 miliardi di anni fa. Oggi gli ingegneri stanno aggiornando il telescopio. Stanno montando un nuovo rilevatore di nome Lucy, che aiuterà Dan a esplorare l'universo primordiale. L'universo di quest'epoca primitiva sembrava molto diverso da quello di oggi, pieno di luci. 13,5 miliardi di anni fa, l'universo era una coltre di idrogeno ed elio. Nascosta in questa fredda oscurità, la gravità iniziò a raggruppare questo gas.
Al suo interno, il gas cominciò a schiacciarsi verso il centro, finché la pressione e il calore furono così estremi da scatenare reazioni nucleari e da creare una stella, immergendo per la prima volta l'universo nella luce stellare. Dan ha misurato la luce di una misteriosa macchia indistinta, una galassia chiamata EGS-ZS81. È una delle più vecchie galassie mai osservate. In questo puntino qui, in questa galassia, la luce viaggia da più di 13 miliardi di anni. È situata nei primi 700 milioni di anni del Big Bang. Ma i dati di Dan presentano qualcosa di insolito. Le stelle di questa galassia sembrano diverse da quelle moderne, come il Sole, che vediamo vicino a noi oggi. Vediamo qualcosa che ancora non comprendiamo. Sembra che queste stelle producano un'enorme quantità di radiazioni energetiche. A quanto pare, queste stelle antiche non si limitano a trasmettere luce visibile, ma anche estreme radiazioni ultraviolette. Servirebbero stelle molto grandi o calde per alimentare tutti gli elementi spettrali che osserviamo. È possibile che queste emissioni riguardino l'aspetto delle prime stelle nell'universo? Gli scienziati ritengono che fossero dei giganti, fatte esclusivamente di idrogeno ed elio, raggiungevano una massa centinaia di volte superiore a quella del Sole. Le loro dimensioni inaudite facevano schizzare le temperature, che rendevano la loro superficie di un blu acceso. Bruciando con un'intensità un milione di volte superiore a quella del Sole, potrebbero essere state le stelle più luminose mai esistite. Per scoprire se le stelle antiche individuate possano essere le prime a essersi formate, Dan ne sta analizzando la composizione. Gli unici elementi esistenti dopo il Big Bang erano idrogeno ed elio. Se fossero davvero le prime stelle, ci aspetteremmo di trovare solo idrogeno ed elio. Non dovremmo trovare tracce di carbonio, azoto, ossigeno, di questi elementi chimici più pesanti. Tuttavia abbiamo trovato traccia di un'enorme quantità di carbonio già presente in quest'epoca primitiva. La scoperta di carbonio, invece che esclusivamente di idrogeno ed elio, indica che le prime stelle devono essere ancora più lontane nel tempo, quindi ancora più vicine al Big Bang. Continuiamo a spostare le frontiere dell'universo da un miliardo di anni a 500 milioni di anni o a 200 milioni di anni dopo il Big Bang. Mentre costruiamo telescopi sempre più grandi, andiamo sempre più indietro e alla fine, finalmente, risaliremo alla prima generazione di stelle e quindi di galassie e saremo in grado di vedere emergere questi oggetti primordiali. Un giorno le nuove tecnologie consentiranno agli astronomi come Dan di svelare il vero aspetto delle prime stelle. È nei nuclei delle stelle più grandi che avvengono le reazioni energetiche maggiori. Sono le più calde, le più luminose e le più blu. Le proprietà fondamentali, ciò che succede al centro di una stella, il modo in cui l'energia viene fuori. C'è ancora tanto da scoprire. Che cosa succede davvero dentro una stella? Quali processi fisici estremi le consentono di brillare? Nell'Oxfordshire, in Inghilterra, si trova un laboratorio di 80 ettari in cui gli scienziati sono a caccia di indizi. Il fisico Ian Chapman ha costruito una stella sul nostro pianeta. È davvero notevole che l'umanità sia in grado di fare cose così straordinarie come creare una stella su questo pianeta. In effetti è ciò che facciamo ogni singolo giorno. La sua fabbrica di stelle si chiama JET. Si erge su 5 piani e costa più di un miliardo di sterline. È formata da 38 bobine magnetiche giganti che circondano un reattore centrale. JET è il più grande reattore a fusione che abbiamo nel mondo al momento. È una struttura enorme, ma serve uno strumento di queste dimensioni per produrre gli enormi campi magnetici necessari per contenere qualcosa di così energetico e caldo. Ian vuole capire dove le stelle prendano la loro energia.
studiando la fisica nucleare estrema generata dentro jet. Ovviamente nello spazio non possiamo vedere cosa succede dentro una stella. Il bello di un esperimento in laboratorio è la possibilità di diagnosticare nel dettaglio tutto quello che accade. Riusciranno gli scienziati a scoprire cosa alimenta davvero le stelle? 3, 2, 1, 0. Nell'Oxfordshire, il fisico Ian Chapman sta studiando la fisica che alimenta le stelle. Il centro di ricerca internazionale, di nome JET, dovrebbe fornire indizi per svelare il modo in cui una stella come il Sole riesca a produrre una quantità così vasta di energia. Il Sole è un'immensa palla di idrogeno ed elio. Sopra la sua superficie, un alone surriscaldato brucia a più di 2 milioni di gradi. Sotto questo strato di gas giace l'ardente superficie che emette 400 trilioni di watt di luce solare. L'energia proviene da una fonte interna, situata a 500.000 di chilometri sotto la superficie, nel misterioso nucleo della stella. Ian vuole scoprire come l'idrogeno che brucia a temperature estreme possa generare energia e svelare come venga alimentato il Sole. Il team del JET deve controllare la macchina prima di realizzare l'esperimento. Il reattore deve resistere a temperature 10 volte più calde di quelle al centro del Sole. Gli ingegneri usano un braccio meccanico controllato manualmente per ispezionare le superfici nella nave del reattore. Allora, ci siamo. Ian avvia il processo riscaldando la fonte di energia, il gas idrogeno. In questa fase prendiamo un po' di gas, lo mettiamo nella nave e poi dobbiamo farlo diventare rovente. Quindi mettiamo una forte corrente di milioni di ampere che attraversa il carburante e lo trasforma in plasma, proprio come accade alle stelle nello spazio. Passa da solido a liquido a gas a plasma e il plasma è qualcosa di potente. Il team necessita di enormi quantità di elettricità per alimentare i 38 magneti. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. 700 megawatt basterebbero per alimentare un'intera città. L'idrogeno viene riscaldato a 40 milioni di gradi. Le estremità più fredde del plasma cominciano ad ardere e con una spinta di energia finale il plasma raggiunge più di 100 milioni di gradi. È così caldo da diventare invisibile. Raggiunte quelle temperature, il plasma si comporta in modo molto simile a quello all'interno del Sole. Gli scienziati sono convinti di poter testare come venga alimentato il Sole. Nelle sue profondità, la pressione e le temperature estreme raggruppano gli atomi di idrogeno, costringendoli a fondersi e a creare l'elio. Si tratta di una fusione nucleare che crea un'energia pari allo scoppio di 100 miliardi di bombe atomiche al secondo. I raggi gamma esplodono dal nucleo e si irradiano nel plasma superdenso. Durante il viaggio l'energia si trasforma, raggiungendo infine la superficie in cui esplode sotto forma di luce. I risultati al JET hanno confermato che quando il plasma idrogeno raggiunge i 100 milioni di gradi, la fusione nucleare sprigiona un'enorme quantità di energia. Questo processo svela finalmente come la fusione nucleare possa alimentare le stelle come il nostro Sole. In sostanza, quello che facciamo qui è capire da dove provenga l'energia delle stelle. Perché le stelle brillano? Perché rilasciano l'energia che possiedono? Per via della fusione che avviene al loro interno.
Quando osserviamo il cielo e vediamo questi meravigliosi puntini luminosi, è facile pensare che lassù sia tutto molto placido e tranquillo. Ma la realtà dei fatti è che ogni singola stella è una bestia terribile che divora fusione nucleare e energia. Ma il combustibile nucleare di una stella non dura per sempre. Più una stella è massiccia, più la sua vita e la sua morte saranno rapide. Quindi le stelle più grandi hanno vite molto brevi. Non sempre le stelle risplendono delicatamente in cielo. Molto spesso le stelle più grandi esplodono in uno degli eventi più violenti e distruttivi dell'universo. Come esplode in modo cataclismico una stella massiccia? Secondo gli scienziati, la colpa potrebbe essere della gravità. Nel corso della sua vita, la stella si trova in equilibrio precario. All'interno, la gravità comprime la stella, tenendola unita, mentre l'energia proveniente dal nucleo spinge verso l'esterno. Ma quando il carburante si esaurisce, la gravità prevale, spaccando il nucleo in millisecondi, e così ha inizio un'esplosione. Ma gli strati esterni della stella ne nascondono la furia per 10 ore. È una bomba a orologeria gigante. La stella diventa una supernova, la più grande esplosione nell'universo. Per capire la potenza di una supernova basta osservarne una fotografia. Normalmente le supernove si generano nelle galassie. Qui c'è una galassia con 100 miliardi di stelle e qui abbiamo la stella che esplode, che è più luminosa di tutti e 100 i miliardi di stelle. Le supernove spazzano via questi involucri di gas enormi dotati di strutture, di colori e filamenti. Sono meravigliosi. Anche se comprendiamo i principi base che regolano le esplosioni stellari, i dettagli non sono ancora del tutto chiari. Vediamo l'espansione dei gas emessi e sappiamo che sono luminosi. Ma è tutto successivo all'esplosione. Che cosa succede durante l'esplosione? Per comprendere i misteri che si celano dentro le supernove, gli scienziati speravano di coglierne una in azione. Ma possono predire quando una stella esploderà catastroficamente? Nelle montagne abruzzesi, il fisico Andrea Molinario sta lavorando su un sistema di preallarme della supernova. Andrea passa le sue giornate a cercare strane particelle sfuggenti chiamate neutrini. I neutrini derivano da fonti diverse. Trilioni di neutrini ci attraversano ogni secondo, ma noi non li percepiamo. Centinaia di miliardi di particelle di neutrini attraversano inosservati continuamente i nostri corpi. Possono addirittura attraversare l'intero pianeta senza essere fermati. I neutrini hanno una probabilità molto bassa di interagire con la materia, e questo li rende estremamente difficili da rilevare. Per studiarli, Andrea si reca presso un laboratorio situato circa 1,5 km sotto i monti abruzzesi. Dentro il laboratorio si trova una macchina ideata per catturare i misteriosi neutrini. È una struttura enorme. Questo è il Large Volume Detector. È un enorme rilevatore di neutrini. È formato da 840 serbatoi diversi. Ognuno di essi contiene un liquido speciale. Quando un neutrino entra e interagisce con questo liquido, produce un fascio di luce. I serbatoi contengono migliaia di tonnellate di liquido e sono dotati di sensori in grado di rilevare il flebile fascio di luce e trasformarlo in un segnale. È così sensibile alle radiazioni casuali che deve essere nascosto sottoterra. Ci sono ben 1400 metri di roccia sopra di noi. Quindi abbiamo un'intera montagna che ci sovrasta. Andrea ritiene che i neutrini possano essere la chiave per prevedere le supernove. Sta cercando un picco improvviso nei rilevamenti, un segnale registrato una sola volta finora. Ore dopo che era stato segnalato un neutrino, in cielo era apparsa una luce intensa, una supernova.
Non possiamo sapere esattamente quando esploderà una supernova. Sono eventi che accadono all'improvviso. L'esplosione di neutrini può essere collegata a un'esplosione stellare? Secondo gli scienziati, all'interno di una stella morente, il collasso del nucleo trasforma il 99% dell'energia della stella in una potente esplosione di neutrini. Questi schizzano via dalla stella quasi alla velocità della luce e si disperdono nel cosmo. La loro scia innesca un'onda d'urto. Mentre ogni strato collassa ed esplode a turno, l'onda balza all'estremità della stella finché, ore dopo, finalmente raggiunge la superficie ed esplode in tutta la sua gloria. Sappiamo che i neutrini raggiungono la Terra qualche ora prima della luce. Se Andrea registrasse un'impennata di neutrini improvvisa, il sistema trasmetterebbe un allarme agli astronomi, avvisandoli che una stella morente potrebbe esplodere a breve. Il rilevamento dei neutrini di una supernova rappresenta un preallarme per gli astronomi di tutto il mondo, così saranno preparati a osservare questo evento interessante sin dall'inizio. Dato che una supernova potrebbe esplodere in ogni momento, il rilevatore deve essere sempre in funzione. Dobbiamo essere sempre pronti a rilevare i neutrini dell'evento. Ovviamente ci sarà grande entusiasmo per questo rilevamento, che però sarà subito seguito da un duro lavoro, che sarà necessario. Un giorno non molto lontano, gli astronomi riusciranno finalmente ad assistere all'esplosione di una stella. I primi momenti dell'esplosione sarebbero estremamente importanti per capire il meccanismo di esplosione di una stella. Per esempio, ancora non sappiamo come l'implosione di una stella conduca all'esplosione, come si sviluppi il trasferimento di energia. Se sapessi che c'è stata un'esplosione di neutrini e se gli esperti di neutrini mi indicassero il punto del cielo su cui puntare il telescopio, sarebbe entusiasmante. Sebbene una supernova sia un evento straordinariamente violento e distruttivo, siamo arrivati a comprendere che è anche un pezzo centrale di un enorme ciclo produttivo. Attenzione ai serpenti! Emergono nuove prove che dimostrano un legame tra l'esplosione di una supernova e la formazione del nostro sistema solare. È possibile che una supernova abbia addirittura avuto un ruolo nella nostra esistenza? Le stelle. Estreme fornaci nucleari che diffondono luce nel cosmo. È possibile che le loro morti esplosive abbiano giocato un ruolo vitale nell'evoluzione del cosmo? Sin dall'universo primordiale, le stelle creano processi chimici. Spesso ci si riferisce alle stelle come alle fabbriche chimiche dell'universo, perché dentro le stelle l'idrogeno e l'elio vengono convertiti in elementi più pesanti. Quindi tutti gli atomi del mio corpo, carbonio, azoto, calcio, eccetera, vengono creati tutti dentro le stelle. Gli elementi pesanti necessari alla vita vengono forgiati dentro stelle, che potrebbero esplodere in modo catastrofico. Osservare questi fenomeni è importante per noi, perché sono proprio le stelle che esplodono a espellere nell'universo circostante gli elementi pesanti. L'esplosione di una stella è stata davvero fondamentale per la formazione del nostro sistema solare e addirittura della nostra esistenza? Nel deserto dell'Arizona, Meenakshi Wadhwa è a caccia di indizi per risolvere questo mistero. Attenzione ai serpenti! Sta cercando prove della formazione del sistema solare, non nello spazio, ma sul suolo del deserto, nei meteoriti. Osservando i meteoriti, le loro caratteristiche, guardiamo letteralmente al passato, a 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando il sistema solare si stava formando e i pianeti non erano nati. I meteoriti potrebbero essere indizi cruciali caduti dallo spazio, da cui sono partiti come asteroidi. 4 miliardi e mezzo di anni fa,
Il nostro sistema solare era un disco galattico in fase di formazione. Il gas all'interno si è raggruppato formando delle rocce e le collisioni hanno dato origine ai pianeti. Ma alcune rocce sono rimaste divise per milioni di anni. Questi asteroidi sono capsule del tempo delle origini del sistema solare. Gli asteroidi antichi possono aiutare gli scienziati a svelare il mistero della formazione del Sole e dei pianeti e a capire se l'esplosione delle stelle c'entri davvero qualcosa. La gran parte di questi oggetti si trova in orbite intorno al Sole e la Terra è proprio nel posto giusto, o forse sbagliato. In sostanza è allora che cadono sulla Terra. Sicuramente questo qui non è un meteorite. Questo qui è un meteorone. Quello che stiamo cercando è un oggetto simile a questo. Un meteorite classico. Questo è stato rinvenuto non lontano da qui. Risale a circa 4 miliardi e mezzo di anni fa. Quindi, se nelle vicinanze fosse esplosa una supernova, dovremmo trovarne traccia nei primi oggetti formatisi. Ed è proprio quello che cerchiamo in queste rocce, quando le analizziamo. Menakshi vuole utilizzare i meteoriti per testare una teoria. Durante la formazione del Sistema Solare, l'esplosione di una supernova potrebbe essersi abbattuta sull'universo. Questo tsunami di materiale incandescente avrebbe colliso con tutto ciò che trovava al suo passaggio. L'esplosione avrebbe mescolato i detriti nel disco galattico, depositando elementi esotici nella polvere, che cominciava a formare il nostro sistema solare. Se questa teoria fosse vera, Menakshi dovrebbe trovare i segni di una supernova mischiati fra tutte le rocce del sistema solare, eccetto che per le più antiche. In laboratorio può vedere due tipi di materiali diversi dentro lo stesso meteorite. Gran parte del meteorite è fatto di materiale scuro, ma incastonate all'interno ci sono delle inclusioni bianche che rappresentano i primi solidi in assoluto ad essersi condensati dalla nube di gas e polvere quando si è formato il sistema solare. Menakshi estrae attentamente le inclusioni dal meteorite. Poi analizza la loro composizione chimica, individuando i singoli atomi. I risultati mostrano qualcosa di straordinario. I segni chimici della supernova sono presenti sulla superficie scura del meteorite, ma non nelle zone bianche, le parti più antiche chiamate inclusioni. Alle inclusioni di questo meteorite che abbiamo analizzato, manca di fatto una componente che può essere iniettata solo da una supernova. Quindi il sistema solare aveva già cominciato a formarsi e in sostanza stava già dando vita ai primi solidi quando la supernova è esplosa iniettando questo materiale nel sistema solare già in formazione. Gli elementi pesanti esotici di una stella che esplode non sono presenti nei frammenti più antichi del sistema solare, ma sono incorporati in tutto il resto. Se ci soffermiamo a pensarci, in realtà noi siamo qui proprio grazie a tutti gli elementi che si formano nelle stelle, quindi siamo fatti di stelle. Questo tipo di risultato chimico ci fornisce di fatto la prova che in effetti una supernova potrebbe essere coinvolta nella formazione del sistema solare. Questo materiale si diffonde, è fertile, è ricco e quando si raffredda è pronto a formare stelle, a formare pianeti e a creare la vita. Può sembrare controintuitivo che una stella morente possa davvero scolpire e cambiare l'universo circostante, ma sprigiona elementi che contribuiscono a inseminare la successiva generazione di oggetti che si formano nel cosmo. Perciò è proprio la supernova a dare vita agli elementi pesanti del nostro corpo. Il carbonio nelle cellule, l'ossigeno che respiriamo, il calcio nelle ossa, il ferro nei globuli rossi. Se non fosse per quelle esplosioni, gli elementi creati all'interno delle stelle rimarrebbero bloccati nel nucleo per sempre. Sin dalle origini della loro esistenza, le stelle trasformano la chimica dell'universo. È possibile che con il succedersi delle generazioni anche le proprietà stesse delle stelle si trasformino? Osservando le stelle in cielo, sarebbe facile pensare che siano tutte uguali. Ma la verità è che le stelle differiscono enormemente fra loro.
La prima generazione di stelle era composta da oggetti di dimensioni molto vaste, che hanno prodotto elementi nuovi, che hanno permesso alle generazioni successive di creare stelle anche più piccole. A Boston, nel Massachusetts, l'astronoma Elizabeth Newton sta studiando le proprietà estreme di alcune fra le stelle più piccole dell'universo. Ciao, Don. Stai osservando? Vuole scoprire se le stelle piccole si comportano diversamente da quelle più grandi, come il Sole, visto che le stelle piccole si trovano ovunque. Dalla Terra, a occhio nudo, sono visibili circa 9.000 stelle. Molte sono gialle, come il Sole. Ma oltre la polvere della Via Lattea, se ne trovano tante altre. L'1% è composto da giganti blu, che hanno una vita breve e muoiono giovani. Ma nascoste fra di loro, più dei tre quarti di tutte le stelle sono deboli nane rosse, così tenui che dalla Terra risultano invisibili all'occhio umano. La vicina più prossima al Sole è una nana rossa a soli 4 anni luce di distanza, ma noi non la vediamo. Elizabeth sta osservando il comportamento di una particolare nana rossa, di nome E.V. Lacerte o E.V. Lac. Nel 2008 il satellite Swift della NASA ha registrato un enorme brillamento da parte di E.V. Lac. Con le sue 8 ore di durata è stato il brillamento più luminoso mai registrato. Come può una stella in apparenza così innocua diventare così violenta? E.V. Lac, come molte nane rosse, può avere brillamenti molto potenti. Anche se queste stelle sono molto piccole, possono avere brillamenti di gran lunga più potenti dei brillamenti più forti del Sole. Siamo riusciti a superare le nubi, quindi abbiamo un'immagine di E.V. Lacerte. Eccola qui, questa è la nostra nana rossa. Fantastico! Studiando la nana rossa, Elizabeth si è convinta che la sua violenta attività dipenda dalla rotazione della stella. In genere, una stella che ruota rapidamente ha un campo magnetico forte. Una stella che ruota più lentamente ha un campo magnetico debole. E E.V. Lac ruota rapidamente. La nana rossa ruota con una velocità 6 volte superiore a quella del Sole, creando un potente campo magnetico. Al suo interno si forma un circuito magnetico che avanza attraverso il plasma vorticante. Quando il circuito oltrepassa la superficie, può aggrovigliarsi e spezzarsi all'improvviso, sprigionando un mega brillamento più potente di 100 milioni di bombe atomiche. Le nane rosse, le stelle più comuni nell'universo, sono mostri magneticamente attivi. I loro brillamenti potrebbero spazzare via ogni forma di vita vicina, ma è probabile che non restino così per sempre. Pensiamo alla nana rossa come a una persona. Quindi c'è la giovinezza, in cui fa i capricci e si comporta come un bambino insopportabile che lancia oggetti dappertutto. È come avere un bimbo di 2 anni per circa 3 miliardi di anni. E poi, all'improvviso, a 3 miliardi di anni, quel bambino finalmente inizia a rallentare. E rallentando, i capricci diminuiscono finché non si comporta come si deve. Il rallentamento delle nane rosse rivela un altro segreto. Il loro bruciare lento le rende delle sopravvissute estreme. La vita di una stella come il Sole dura 10 miliardi di anni. Quella delle nane rosse dura 1 trilione di anni o più, quindi queste stelle hanno vite molto lunghe. Questa nuova ricerca sta svelando come le nane rosse si trasformano da bestie tempestose a fasci luminosi che ardono lentamente. Le nane rosse sono stelle piccole, ma hanno forti campi magnetici e sono caratterizzate da brillamenti in superficie che potrebbero essere catastrofici per qualsiasi pianeta nelle vicinanze. Le stelle possono essere estreme in molti modi. Per me c'è qualcosa di meraviglioso nel fatto che le nane rosse siano sopravvissute fino ad oggi.
Queste stelle dureranno più a lungo di qualsiasi altra stella. Saranno le ultime stelle a esistere nell'universo. Ma è possibile che nel cosmo si nasconda un assassino di stelle? Una stella estrema formatasi da una supernova in grado di divorare una nana rossa? Sin dalla nascita delle prime stelle, il nostro universo è dominato da questi corpi luminosi. Le stelle sono molto più di semplici fari luminosi nel cosmo. Alcuni considerano le stelle come i chimici dell'universo. Sorprendentemente, ogni singolo elemento, oltre a idrogeno ed elio, proviene dalle stelle. Consideriamo tutto l'universo, quindi galassie, stelle e persone. Che cosa abbiamo in comune? Nasciamo, ci evolviamo ed evolvendoci cambiamo. E poi moriamo. Ma può una stella risuscitare? Una zombie cannibale che banchetta con le altre stelle. Vicino a Manchester, in Inghilterra, René Breton è alla ricerca di indizi. Ha rilevato misteriose pulsazioni radio provenienti dallo spazio. All'inizio la gente era disorientata da questa ripetizione. La prima pulsazione scoperta è stata soprannominata LGM1, che sta per Little Green Man Number One, perché la prima cosa venuta in mente è stata: ah, qualcuno vuole contattarci, gli alieni stanno emettendo un segnale. René usa questo telescopio gigante di nome Lovell per studiare i segnali. Il telescopio Lovell è il terzo telescopio orientabile più grande al mondo. Ha un diametro di 76 metri, per cui è possibile rilevare segnali estremamente flebili nel cielo. René deve controllare che le parabole siano pulite prima di utilizzarle. Il telescopio è così sensibile che eventuali depositi in superficie possono alterarne i dati. Se per esempio parlassimo a un cellulare su Marte, potremmo recuperare il segnale e la conversazione con il telescopio Lovell, talmente è sensibile. La parabola supera l'ispezione e René torna giù per iniziare le sue osservazioni. 0, 5, 31, 31. E la curva è più 21, 98, 2. René orienta il telescopio verso i resti di una vecchia stella già esplosa, chiamata Nebulosa Granchio. In questa direzione sentiamo una ripetizione, a quanto pare. Siamo orientati verso la Nebulosa Granchio e anche se all'interno non sembra esserci molto, eccetto una nube di gas, possiamo notare nella radio un impulso che si ripete 33 volte al secondo. La vera natura di questi impulsi potrebbe essere persino più strana degli alieni. All'interno della Nebulosa Granchio si trova una stranezza cosmica. Formatasi dal nucleo di una stella esplosa, pesa più del Sole, ma si è frantumata diventando grande quanto una città. La sua immensa gravità deriva dall'interno della crosta di ferro cristallina, in cui c'è una minestra di neutroni così densa che un cucchiaino peserebbe 1 miliardo di tonnellate. Ruota 33 volte al secondo e dai poli magnetici emette un flusso di energia radio. Questa strana stella è detta pulsar. Spesso dico che le pulsar sono stelle zombie, perché dovrebbero essere stelle morte, ma in realtà sono ancora vive, diciamo. Queste stelle zombie nascoste nell'universo si rivelano attraverso gli impulsi radio e si trovano ovunque. René e il suo team hanno rilevato centinaia di pulsar, alcune delle quali compiono più di 42.000 giri al minuto. Le più lente si ripetono solo una volta ogni 10 secondi, mentre le più veloci possono ruotare addirittura 700 volte al secondo. Ma il fascio rotante di una pulsar estremamente veloce mostra qualcosa di molto insolito.
Le pulsar sono molto stabili, si ripetono in continuazione, ma qui notiamo che dopo 15 minuti la pulsar scompare per qualche minuto per poi ricomparire. Quindi è alquanto misterioso. Forse c'è qualcosa che blocca il segnale radio. Osservando più attentamente, René ha scoperto che questa pulsar ha una compagna. Una piccola stella indifesa, distorta dalla gravità e bruciata da un lato dalla radiazione letale della pulsar. La pulsar sprigiona gas sulla superficie della stella, facendola lentamente a pezzi. Dopo averlo imprigionato in un'orbita mortale, la pulsar banchetta su quel materiale, divorando la sua vittima. Ma la pulsar è una divoratrice caotica e la densa nube di gas blocca i suoi fasci, creando un buco negli impulsi che raggiungono la Terra. È la dimostrazione che qui si nasconde un mostro. A causa delle sue abitudini alimentari estreme, questa pulsar si è guadagnata un soprannome. Chiamiamo questi sistemi vedove nere, perché un po' come le vedove nere, i ragni, che dopo essersi accoppiate divorano il maschio sbarazzandosene, allo stesso modo è possibile che questi sistemi divorino il loro compagno e poi se ne sbarazzino. Ed è proprio questo banchetto che mantiene la pulsar cannibale viva. Il materiale che cade sulla superficie della pulsar la fa ruotare, come quando i bambini salgono su una giostra e la fanno girare molto più velocemente. Queste vedove nere sono zombie ancora più estremi, perché traggono tutta l'energia dall'ambiente circostante per riuscire a restare vivi e a continuare a girare molto velocemente. Gli astronomi come René stanno scoprendo che persino da resti senza vita possono risuscitare stelle estreme. Le vedove nere sono stelle particolarmente strane. Occupano le posizioni più alte nella classifica delle stelle esotiche. È stato quasi rivoluzionario assistere a un cannibalismo simile fra stelle. La gente non si rende conto di che genere di mostri siano. Il cadavere inizia a succhiare materiale dalla stella ancora in vita. È molto macabro. Sin dalle origini, le stelle estreme danno forma al nostro universo. C'è stato un momento nella storia profonda dell'universo in cui sono comparse le prime stelle, ed è proprio da allora che le stelle si formano, vivono e muoiono. Abbiamo scoperto tante informazioni sulle stelle, considerato che non possiamo toccarle né infilarci un termometro. Grazie ai progressi tecnologici possiamo risolvere misteri ed enigmi che prima nemmeno conoscevamo. Per migliaia di anni l'umanità ha visto le stelle come qualcosa di diverso da noi, ma è stato straordinario scoprire quanto in realtà siamo connessi alle stelle. Insomma, qui dentro, nelle mie vene, pulsa la storia, la tragedia dell'universo violento. Sin dalla formazione delle prime stelle nell'universo, le stelle estreme sono state legate alla nostra esistenza. All'interno dei loro nuclei si trova una fornace che cuoce nuovi elementi, sprigionati attraverso esplosioni cosmiche. Questo ciclo vitale delle stelle ha scolpito l'universo che vediamo oggi. E le stelle estreme continueranno a dominare il cosmo.